oggi sono in compagnia dello scaldatello Lucano, i famosi taralli lucani al finocchietto. Ovviamente questa è solo una varietà perché poi da questo impasto noi possiamo insaporirlo come più ci aggrada, col rosmarino, col peperone, la polvere, insomma, con le cipolle. Le varietà sono tante, ma la base di impasto è unica. Farina, strutto, sale, volendo anche un uovo, ma è facoltativo. E un pizzico di bicarbonato. È un ottimo spezzafame. Ci siamo cresciuti noi con questi. Quando si ha fame, è un aperitivo, si accompagnano con i salumi, insomma, che ve lo dica fa, sono onnipresenti e spettacolari. Soprattutto sono friabili. Eccoli qua. Diciamo che la forma classica che noi diamo è questa. Si vedono anche le spaccature che dicono che sia la buona riuscita dell'impasto. Io sinceramente sono poco esperta di questi impasti, tanto semplici ma tanto insidiosi, però mi sono riusciti. Poi c'è la classica forma ad otto. Cioè, questi qui più sono grezzi e più sono autentici, non sono molto, come dire, raffinati nella forma, nella cosa. Io mi sono dilettata a fare dei bastoncini. Come potete vedere, la superficie è lucida. Questa è data dalla doppia cottura. Infatti, si chiamano scaldatelli proprio perché vengono prima sbollentati in acqua e poi cotti in forno. Sono dei prodotti da forno, è preferibile farli in forno a legna, però ovviamente non tutti ce l'abbiamo, ma vi dico, li ho fatti anch'io tranquillamente nel forno di casa. Dobbiamo soltanto cercare di simulare un po' la cottura del forno a legna. Si riesce tranquillamente. Vi faccio vedere anche la friabilità. Buonissimi. Buono, buono, buono. Andiamoci a mettere all'opera e vediamo nei particolari tutto il procedimento. Noi ci vediamo alla prossima e ciao. Mi raccomando, seguitemi e provatemi. Dunque, ci prepariamo una spianatoia e facciamo una miscela di due farine. 500 g di farina 00 e 500 g di semola di grano duro, poi 300 g di acqua circa, del finocchietto, un uovo, del sale e un pizzico di bicarbonato facoltativo. L'acqua ovviamente è sempre indicativa perché tutto dipende da quanta acqua la farina assorbirà, quindi la metteremo per gradi. Disponiamo a fontana la farina, dopo averla miscelata chiaramente. E mettiamo al centro l'uovo. In realtà l'uovo possiamo anche eliminarlo, però aiuta a dare friabilità. Il sale. Il finocchietto sono circa 40 grammi, però poi in base al nostro gusto ci regoliamo. E la parte grassa, io in questo caso l'ho fatti come li facciamo noi da sempre, con lo strutto, però può essere tranquillamente sostituito con i 200 grammi di olio di oliva. Iniziamo ad impastare. E aggiungiamo l'acqua per gradi, sempre il solito discorso che andiamo sempre pian piano con i liquidi perché possiamo sempre aggiungere ma non togliere.
caratteristica di questi impasti affinché vengano bene è la lavorazione lunga. Questo è un impasto che non richiederà più l'uso di tanta farina in fase di lavorazione perché è davvero molto compatto e subito non diventa appiccicoso, ecco. E ci rendiamo conto subito che tra le mani cambia consistenza, si sentono le bolle sotto le mani mentre lo lavoriamo e sentiamo proprio quasi che si gonfi. Adesso prepariamo dei filoncini spessi circa un dito, quindi questi taralli sono molto sottili, quindi più sottili li facciamo e più fragranti vengono. Quindi diciamo che il bastoncino dovrà essere un centimetro, centimetro e mezzo al massimo. Questo perché poi ci aiuterà nella fase di bollitura e ci accelererà un pochino i tempi. Tagliano dei bastoncini e diamo la forma che più gradiamo, ad otto oppure a goccia. A bastoncini, insomma, ci possiamo sbizzarrire. E proseguiamo così con tutto l'impasto. In petto casa mia c'è una tappaccheria. A tutto mi stanno guardando. Una volta terminati ci prepariamo una grossa pentola, comunque abbastanza capiente, la portiamo ad ebollizione, ci prepariamo dei canovacci, dei vassoi sul quale disporre i taralli lessi e cominciamo con la bollitura. Diciamo che se dovessero attaccarsi un attimino sotto il fondo possiamo aiutarci con una forchetta e quindi non appena saliranno a galla sono pronti. E li disponiamo su questi vassoi con dei canovacci di cotone, mi raccomando, in modo che si assorbi bene l'umidità. Questi vanno fatti raffreddare. Io ho cambiato anche i canovacci in modo che hanno sempre una superficie asciutta. Vanno fatti ben asciugare e raffreddati. Diciamo che in un paio d'ore sono pronti.
poi dopodiché ci preriscaldiamo il forno a 200 gradi, 220, li disponiamo su una teglia, li mettiamo nella parte inferiore del forno. Il forno in questo caso 210 gradi più o meno, e poi ognuno in base al proprio forno, comunque tra i 200 e i 220 gradi statico, e qui dovranno asciugare per bene. Una volta che saranno ben dorati sono pronti. Questo è il risultato finale, ovviamente col forno di casa che vengono un po' diversi gli uni dagli altri, però sono ottimi.